Buongiorno a tutti gli amici dal Garagino, qui da Sean, da Napoli, ma virtualmente da Napoli perché siamo partiti alla volta di Iseo, Lombardia, Franciacorta, e sono qui con il mio caro amico Luigi che desidera fare la recensione della sua automobile. Siamo in viaggio sulle autostrade italiane, adesso attraversiamo una galleria e siamo a bordo di un'auto che non si può definire una merda macchina come la mia Fiat Punto, ma un tombino, cioè una di quelle macchine moderne con ottime tecnologie che però è un po' pesantuccia. Tutto è, diciamo, proporzionato al proprietario che ha una certa stazza da italiano medio innamorato del cibo dell'Italia e della pasta. Siamo alla guida di una Ford. Luigi, come si chiama questa macchina? Questa è una Ford EcoSport. Quindi abbiamo una macchina dal nome molto accattivante, Eco Sport. Quindi non si capisce se noi abbiamo provato a gridare all'interno della macchina, ma non fa eco, non c'è eco. Però è in qualche modo ecologica e sportiva. Qual è la cilindrata del motore? 1500 cavalli. Benzina o diesel? Turbo diesel. Quindi una macchina che è un cosiddetto SUV compatto, un CUV, dalle linee morbide e accattivanti. Ti è piaciuta molto l'estetica della macchina? L'hai scelta in base al colore? Mi ha subito colpito l'estetica e il colore appena l'ho vista. Che sia una macchina abbastanza alta, come influisce sulla tenuta? E beh, ovviamente non è una macchina da Formula 1, per cui non c'è questa tenuta eccezionale perché è un SUV. E ci sono i pro e i contro, ovviamente, bisogna stare un po' attenti nella guida per quanto riguarda la tenuta di strada, però c'ha i suoi vantaggi perché stiamo su una posizione più alta, possiamo fare un po' di sterrato, insomma ci sono tanti vantaggi. Naturalmente tu vai in montagna a fare sterrato con questa Certo, macchina tutti i fine settimana. tutti i fine settimana attraverso i torrenti faccio tutte queste cose qua pericolose alla Camel Trophy. Stiamo scherzando, la macchina è due ruote motrici, non è quattro ruote motrici, quindi è uno di quei SUV che non vede mai, mai il vero fuoristrada. Luigi, quanti chilometri fai con questa macchina? Da quanto tempo ce l'hai e quanti chilometri ci hai fatto? Ce l'ho da circa 2 anni, 2017, ho fatto in 2 anni la bellezza di 110.000 chilometri. Praticamente sei un camionista senza i poster sconci. Praticamente sì. Quindi con tutti questi chilometri i consumi della macchina erano molto importanti, di cui la scelta di un motore 1500. Quanto ti fa con un litro? Ma guarda, mediamente il 20 al litro lo fa. Per quanto riguarda il capitolo affidabilità, manutenzione, hai mai avuto problemi con la Ford? Mai 110.000 chilometri, mai fatti interventi, ad eccezione dei tagliandi ogni 30.000 chilometri. Io Da quale macchina provenivi? avevo una Panda a metano. Ok, e perché l'hai tolta? L'ho tolta perché mi ha dato problemi con un componente del motore elettronico, cioè la farfalla, e alla fine l'ho tolta perché mi conveniva più toglierla anziché ripararla. Praticamente era costosa come la farfalla di Belen. Sì, Era ingestibile. questa farfalla costava troppo, per cui io l'ho cambiata, ho cambiato farfalla, diciamo. E quanto tempo hai avuto per scegliere questa macchina? Ma è stata una cosa immediata, proprio perché l'urgenza, l'emergenza, dato che la farfalla mi ha lasciato a piedi, insomma, sono entrato in un concessionario, ho dato in perdita la mia macchina e ho preso quella che mi piaceva. Quindi nel giro di un paio di giorni ho preso questa macchina e devo dire la verità, mi sono trovato bene. Ok, per quanto ancora la vuoi tenere? Ma diciamo che al momento
mi va bene, però io faccio troppi chilometri, quindi mi occorrerebbe una macchina a metano. Hai molte scelte? Poche scelte, perché il metano non è, diciamo, incentivato da tutte le case automobilistiche, per cui potrei andare sulla Fiat, sulla Volkswagen, sulla Skoda, poi altre case automobilistiche che fanno metano non ce ne sono. La Lotus per esempio non fa auto a metano, non mi sembra, non risulta ancora, mannaggia. In poche parole stiamo parlando di un'auto perfetta per l'italiano medio. Sì. Un italiano che deve viaggiare molto in autostrada, che abita un po' più lontano rispetto a dove deve lavorare. Tu dove abiti? Io abito ad Avellino. E lavori? A Napoli. Quindi tutti i giorni, due volte al giorno, Avellino, Napoli, Napoli, Avellino. 150 km al giorno. La macchina è facile o difficile da parcheggiare? Normale, nessuna difficoltà nel parcheggio perché non è una macchina enorme. E c'è qualche tecnologia che ti assiste nel parcheggio? E certo, ci sono i sensori di retromarcia di parcheggio, c'è un bip acustico che aumenta la frequenza man mano che posteriormente ci si avvicina all'ostacolo. Quindi man mano che incontri il cane o il bambino di turno, il bip aumenta fino a diventare fisso, continuo, quando c'è l'investimento del cane, del bambino, bambino. E quando l'elettrocardiogramma è piatto, il bambino è morto. Quali altri accessori ha la macchina oltre al park assist? Comandi al volante? Sì. E regolatore di velocità di crociera? Sì. Navigatore? No. Ok, perché al momento non era disponibile, tanto abbiamo i telefonini. E aria condizionata funziona bene? Sì. Naturalmente soffriamo un po' il caldo. Conosci il concetto di peso-potenza? Sì. Come mai lo conosci? Ho avuto esperienza di peso-potenza. Riguardo che ambito? Riguardo il mio peso e la mia potenza. Ok, naturalmente stiamo parlando di ambito sportivo. Certo. Per cui ti rendi conto che la macchina comunque è un po' pesante rispetto alla potenza del motore, ciò influisce sia su prestazioni che su consumi. No. Allora, nonostante il peso sia abbastanza alto, la coppia del motore riesce a sopperire, quindi non ti interessano maggiori prestazioni? Assolutamente, perché ha una buona ripresa, una velocità di punta soddisfacente, non occorre arrivare a 300 all'ora, ovviamente, però. Quindi l'unica cosa che potrebbe migliorare sarebbero i consumi. E i consumi sono anche quelli discreti, però io faccio troppi chilometri. Qual è la passione che ti porta a fare così tanti chilometri in macchina oltre al lavoro? La passione dello sport, la passione del triathlon che ho avuto parecchi anni fa, quando praticavo anch'io, mi allenavo. Poi che cosa è successo? Poi è successo che ho creato questa società sportiva, la Hermes Campani, di cui molti di voi fate parte. Perché hai smesso di praticare il triathlon? E ho smesso per problemi fisici, problemi di lavoro, familiari, mancanza di tempo. Mi sono dedicato più alla dirigenza, all'organizzazione. E alla squadra. E alla squadra. Quindi ti metti in campo e accompagni noi atleti sulle gare. Certo. Chi abbiamo in macchina? Chi può contare come atleti, a parte il sottoscritto che lascia il tempo che trova? Presentiamo gli altri. Allora, dietro di me sulla sinistra abbiamo la campionessa italiana di aquathlon quest'anno, che ha riconfermato il titolo. Non so quante volte ha vinto il titolo italiano di aquathlon. Spieghiamo però che è campionessa di categoria, della sua categoria di età, Daniela Calvino. Classe 1969, e avrà vinto secondo me 6-7 volte il titolo italiano di aquathlon.
11 volte. Ok, no, e dopo? E poi abbiamo Andrea Borsacchi, un under 23, una giovane promessa che non ha tantissimo tempo per allenarsi perché lui studia, giustamente pensa al suo futuro. Ha voglia di lavorare. Vuole lavorare, pensa al suo futuro, quindi non fa questa attività a livello professionale, professionistico, ma la fa più a livello amatoriale con dei buoni risultati. Andrea, tra gli atleti italiani che praticano il triathlon, tu verso che posizione ti senti? Diciamo che i risultati che ho ottenuto sono stati tra il 20° e il 25° posto come migliori risultati a livello assoluto italiano. Diciamo ottime potenzialità, che se avesse lui la possibilità di dedicarsi solo all'allenamento sicuramente farebbe un salto di qualità. Ok, e la nostra Ford EcoSport, quindi come si comincia a vedere perché si chiama Sport, dove ci ha accompagnato, dove ha portato Andrea, dove ha portato me, Daniela, dici, snocciolaci i nomi di alcune località in cui la macchina ci ha portato a gareggiare. Ovviamente in questa macchina, chiamandosi EcoSport, non potevano che entrare degli sportivi, e andiamo a fare i campionati italiani di triathlon olimpico di categoria, dove l'organizzatore è l'Eco Race, cioè una società organizzatrice che guarda molto l'aspetto ecologico nelle proprie attività e nell'organizzazione delle manifestazioni sportive. Quindi a pieno titolo la Ford EcoSport rappresenta questa trasferta, perché all'interno della macchina ci sono gli sportivi, sopra ci sono le biciclette che utilizzeranno gli sportivi domani. Andiamo a fare una gara organizzata da Eco Race, che è la società che ha un occhio di riguardo particolare per l'ecologia e il riciclaggio di tutto. Ok, domani Iseo, e durante l'anno dove sei stato? Dacci qualche nome veloce. Ultimamente Porto San Delpidio, abbiamo accompagnato i ragazzi a fare i campionati italiani di categoria, a Cuneo, Totò ci faceva il militare a Cuneo, noi siamo andati a fare le gare a Cuneo. È stata una bella trasferta, lunga, ancora più lunga di quella di oggi, e ho portato dei ragazzi a gareggiare nel duathlon, quindi senza nuoto, e siamo arrivati a casa alle 4 di mattina, forse alle 5. È stata una trasferta lunghissima. Quanti chilometri riesci a fare senza un cambio alla guida? Ma 800-900 chilometri. Davvero un camionista pieno permettendo. Va bene, allora dalla EcoSport è tutto. Un saluto a Greg, agli amici del Garagino, da Luigi Mastriani, da Daniela, da Andrea e da me. Ciao! Questi sono alcuni degli accessori che Luigi sta pensando di montare sulla macchina, nella speranza che stasera... Dai, mi avete capito! Ecco la EcoSport in tutta la sua bellezza, ve la facciamo vedere prima da lontano. Siamo a Binario Franciacorta, vicino a Iseo, un posto incantevole. Ed ecco le nostre fedelissime biciclette. Ecco che finalmente vi mostriamo l'esterno della vettura. E 100.000 km, o meglio 110.000 km nelle sapienti mani di Luigi l'hanno un po' provata. Ci sono dei graffi sulla carrozzeria, vedete uno proprio evidente qui sul fianco, e polvere un po' dovunque. C'è un dettaglio molto carino della ruota di scorta sul portellone del portabagagli che si apre. Il portabagagli, dobbiamo dire, è molto capiente. Altri graffi e graffietti qui, una strusciata, diciamo, sull'anteriore sinistro, una piccola botta sulla targa, e naturalmente un regalo di qualcuno che ha parcheggiato. E diciamo il frontale della macchina, che è forse quello che esteticamente è il più carino, con un CX abbastanza basso, e nonostante sia un CUV, un
tombino mediamente ingombrante, diciamo forse la massa vista davanti si presenta un po' più piccola, un po' meno evidente. Cerchi in lega. Luigi recentemente ha cambiato i quattro pneumatici e sono venuti 280 euro, quindi diciamo abbastanza oneroso per una utilitaria comunque cambiare pneumatici. Naturalmente a Luigi piacciono le belle donne, quindi lui ha scelto la macchina come se fosse una bella donna incontrata in una cena a lume di candela, oppure seguendo gli istinti più bassi su Tinder o qualche cosa del genere. Sì. Luigi, sei soddisfatto della riuscita della macchina finora? Sì, soddisfattissimo. Come hai detto tu, l'ho scelta pensando a una bella donna, perché non potendo scegliere una bella donna ho scelto la macchina. E soddisfattissimo dalle prestazioni, dai consumi, dall'affidabilità, dalla comodità. Questa è una macchina spettacolare. Io ho rivalutato le Ford. Adesso una domanda ai passeggeri. Dopo un viaggio Napoli-Iseo in quattro con bici, bagagli, eccetera, eccetera, caldo. È caldissimo, caldo. Come siete stati in macchina? Vi siete sentiti comodi, scomodi, a vostro agio? Benissimo. Stiamo parlando della vettura, non della benissimo, compagnia. Una comodità assoluta. Ok, ok. La tua macchina di famiglia qual è? È un'ibrida. È elettrica praticamente. Mezza elettrica, mezza. È più spaziosa di questa? No, l'abitacolo di questa macchina è meravigliosa, è paragonabile a un salotto con un'aria condizionale che non ha fatto ma condizionata. Bene, aria condizionata, naturalmente la nostra professoressa si è confusa. Qual è la materia di insegnamento, dottoressa? Italiano e storia, perfetto. Ragazzi, allora la recensione di questa fantastica Ford EcoSport finisce qui, ci mettiamo una bella pezza, vi salutiamo, alla prossima macchina, alla prossima spedizione sportiva, e vi faremo sapere com'è andata la nostra gara.